Vuoi questa pizza mimosa? Non sai come farla? Qua mi sono tutto sporcato. Segui questo video, regalami un sorriso iscrivendoti al canale e basta soltanto gustarla. Guarda anche sotto, guardate. Approvato, mi raccomando. Ciao ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Il Mondo di Jerry. Oggi mostrerò, o meglio, condividerò con voi una ricetta, la quale mi hanno chiesto anche, una pizza con lievitazione a 3 ore di lievitazione. Nulla più di difficile. Infatti, gli ingredienti sono gli stessi. In questo caso io uso personalmente una farina con una proteina 14, con una forza, perché ogni farina ha la sua forza, 2,90 della Mulino Vigevano, che assomiglia un po' alla farina nuvola. Vi ricordate? Io ho fatto già un esperimento con la farina nuvola e la Caputo Rossa allo stesso modo. In questo caso io preferisco usare questa farina proprio perché dà ottimi non soltanto risultati come la farina nuvola, ma anche perché economicamente è anche molto più conveniente. Ma sì, sono 2-3 euro di differenza, niente di che, senza spaventare di nulla. Provo tutt'oggi questa lievitazione a 33 ore, quindi pensare al giorno prima e verso la sera tardi, e proviamo, verifichiamo come esce. Sta di fatto, quali sono i piccoli segreti? Acqua fredda, ghiacciata in frigorifero, sale 25 grammi, 3 grammi di lievito di birra e 1 chilo di farina. Mostrerò appunto la confezione a breve. 1 chilogrammo di farina doppia forza 2,90, proteine 14, 700 grammi di acqua fredda, 25 grammi di sale, 3 grammi di lievito di birra. Il giorno prima almeno contatevi bene il tempo di lievitazione, perché nel momento in cui formeremo la classica pallina, io qui devo aggiungere ancora il sale, e per fare ciò io non introdurrò tutti i 700 grammi di acqua, introdurrò tutto 1 chilogrammo di farina più 600 grammi di acqua. Lo unirò col sale, così da formare un bel impasto, e lo porterò in frigo per ben 24-33 ore. Certamente dovremo aspettare almeno 2 ore a temperatura ambiente, ma con calma ci arriviamo. Intanto concludiamo il passaggio. Metto appunto il sale, i 100 grammi promessi tolti dai 700, quindi i 600 sono già all'interno della farina, i 100 li vado proprio a far sciogliere il sale, così, e non la inserirò tutta, se vedete ce n'è ancora abbastanza qui, guardate. Questa la userò per chiudere bene l'impasto. Intanto facciamo sciogliere il sale con la sua poca acqua, saranno neanche 60 grammi di acqua, o ml di acqua. Comunque sta di fatto, con un tocco di magia finiamo l'impasto. Dopo aggiunti i 700, ho il fiatone perché non avendo la planetaria, l'impastatrice ok, però non mi rende quanto voglio io, a mano, quindi stiamo facendo una pizza a mano. So, il braccio inizia a far male, ma non importa. E se ritornate indietro con il video, notate ora com'è l'impasto, molto più morbido, prima era molto più compatto. Quando vedete questa cosa non vi dovete spaventare, perché lavorando e lavorando tutta l'acqua verrà assorbita dalla farina. Però mi raccomando, non andare in surplus di acqua nei momenti in cui ci metti meno farina. Questa sarà un'idratazione che vale dal 70-75% fino a, possiamo arrivare anche all'80% di idratazione. Vuol dire su 1000 grammi di farina quanta acqua, in questo caso 700 grammi. Quindi basta fare una piccola proporzione per capire quanta è la percentuale
di acqua che bisogna mettere o bisogna raggiungere. Però sapendo ciò bisogna capire anche quanta la capacità, cioè la tenuta, quindi la forza della farina. In questo caso, allora per questo ho scelto la farina al 14 grammi proteine con una forza 2,90, proprio perché mi crea proprio questa roba qui. E ora mescolerò un altro po' e vedremo poi il risultato finale. Poi finalmente lo possiamo mettere in frigo, però prima di mettere in frigo dobbiamo fargli lasciare assorbire i sapori in aria, dove in aria sappiamo che ci sono i diversi gas, tra cui non soltanto ossigeno, ma anche azoto, quindi e altri gas minori, ovviamente, come anche il biossido di carbonio in questa stanza. Come vedete, guardate, se fate indietro con il dito. L'impasto precedente era molto più acquoso, adesso molto più compatto. Uno perché la forza cinetica, così chiamiamola, oppure il movimento ha reso sì che l'acqua venga assorbita maggiormente dalla farina, ma anche il tempo che viene a trascorrere in temperatura ambiente è anche una sua punto di forza. Adesso come procedere? Semplicemente questo impasto deve essere messo a 2 ore a temperatura ambiente. Dopodiché possiamo mettere in frigo a 33 ore, quindi dopo 33 ore lo riprenderemo dal frigo a 4 gradi. Quindi adesso lo guarderemo insieme come fare. Deve avvenire successivamente lo shock termico, quindi dobbiamo porre di nuovo a temperatura ambiente per la stagliatura, quindi la formazione dei panetti da 280 a 270 grammi ciascuno dei panetti, per una lievitazione successiva di 3-4 ore. Certo che quindi 33, 38 si arriva quasi a 40-48 ore totali, perché se poi si vuole portare a sera tutto il resto, beh, 2 giorni, lo so, ma questo è un tipo di impasto che personalmente lo sto facendo per la prima volta, perché mi fermavo a 24 ore con successive massimo 28, toccando poi il tempo di cottura e l'impiattamento e bla bla bla. Comunque adesso ho creato un piccolo schema così da non perdervi durante la formazione dei vostri panetti successivi. Tipo di impasto di farina. Dopo l'impasto, eccolo qui, l'impasto adesso si sta riposando a temperatura ambiente per 2 ore. Per 2 ore dopo lo dobbiamo mettere in frigo a 4 gradi. Quindi scrivo qui a 4 gradi in frigo per 33 ore. Successive 33 ore le togliamo, facciamo staglio, formiamo le palline di circa 280 grammi ciascuno, anche 280 grammi ciascuno, e portarle a lievitare nella sua cassettina con la semola, così a 3-4 ore a temperatura ambiente. Questo è il piccolo, magari chiamiamo schemetto di questo tipo di impasto di lievitazione a 33 ore barra 40, 42 ore, così. Adesso con pazienza e mostrerò il su da farsi. Giorno dopo 33 ore, sono le 9 di mattina, quindi io lo avevo fatto ben 33 ore prima. Vediamo il risultato. Ovviamente questo l'ho preso fuori dal frigo a 4 gradi, basta semplicemente notare la manovella o i gradi del frigo, e ho messo semplicemente un panno umido. Ecco, adesso con calma peserò tutto l'impasto, perché poi dividerò ogni panetto circa 270-280 grammi. E vi ricordate lo schemetto precedente? Ecco, successivamente
Lascerò riposare i panetti nella classica casseruola, appunto cassetta, meglio dire, per le pizze, per 3-4 ore a temperatura ambiente, coperto magari, perché no, anche in un luogo un po' più caldo, perché da 4 gradi fino a portarla fino a, di solito la temperatura ambiente si aggira sui 18, sui 20 gradi, giù per di lì, massimo 22. Quindi armiamo di pazienza, si vede alcune guarda qua, molto profumo spettacolare, anche alcune bolle che si sono create proprio perché all'interno c'è aria. E una prima prova di questo impasto lievitante a 33 ore, ma 33 ore soltanto la lievitazione. Il progetto finale, sono le 42 ore, quindi una pizza dopo 42 ore. È una prima volta che sperimento, ma vediamo poi dopo il risultato finale. L'impasto totale, guarda qua che è pulita, quasi pulita, ma comunque non c'è nessun grumo né niente. Di solito quando si tira l'impasto, quello totale deve essere così, cioè niente farina, niente grano, nulla, di nulla di tutto ciò. E 1869 grammi pesava, diviso 268, 280, sono usciti circa 6 panetti, 6 pizze. Ora, come chiuderlo? Si sa, chi è esperto lo sa, basta metterlo su se stesso, piegarlo un po' sul tavolo, poi inserirlo nella solita cassetta per le panetti, per le pizze, metterci un po' di farina sopra, un velo di farina, chi preferisce anche mettere un filo d'olio sotto per non far attaccare. Ma qua sono abitudini personali. Ora queste qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le facciamo riposare a temperatura ambiente per 3-4 ore. Cioè, cosa significa? Significa che non è che devi aspettare 4 ore magari devi aspettare quelle 3 ore così da iniziare a riscaldare il forno, se hai un F1 ancora meglio. E intanto preparare gli ingredienti. Poi, arrivando alla quarta ora, magari ti arriva l'ultimo panetto che puoi usufruirne e poi magari servire a tavola chi c'è a tavola. Ora al calduccio per 3 ore e mezza, così con mezz'ora di riscaldamento. Mentre preparavo il pomodoro mi sono accorto, ho messo tre tipologie di pelate, di pomodori si suol dire nel dialetto del sud, pomodori datterini, di Fisciano, Salerno, polpa di pomodoro, di Arcole, però di Calvano Napoli. E pomodori pelati sempre ad Arcole, ma Angri, Salerno, dove ho vissuto i miei primi anni. Pensate un po', dalle Caribaffi. Dopo 3 ore e 40 circa. Quindi circa dopo 4 ore vediamo il risultato. Andate dietro al video e vedete quanto è aumentato il loro volume. Cioè, ragazzi, modestamente adesso con calma, Mangiamo alle 5. no, no, mangiamo verso le 2, anche adesso. Tempo tra mezz'oretta. Riscaldare adesso il forno oppure uno strumento adeguato per la cottura. Che dire, impasto molto morbido,
cioè si sente che c'è l'aria dentro, cioè devo strappare io le bollicine intorno al cornicione, se no queste qua poi in forno diventano nere. Per carità, ben impasto. Guardate. Notate qua, guarda. Questa è già aria. Guarda, questa è già aria. Guarda, questa è già aria. Qua è aria. Questa è aria, questa è aria. È un impasto molto particolare, certo, la mia prima volta che lo porto fino a 33/42 ore, 33 su 42, di cui 33 sono solo di lievitazione, è particolare, attualmente è così. Adesso aspettiamo che il forno si scaldi, intanto ho preparato un po' di mozzarella, un po' di pomodoro, poi farò una mimosa. Mais, funghi, panna, c'è voglia, c'è voglia. Proviamo. Certo che non ho il forno, uso questo, vabbè, ma intanto. Mimosa, fiori di prosciutto cotto, panna, mais, la pizza in bianca. Quello che risulta secondo me, guardate qua, ok, è l'aria che fa creare, per carità, le dimensioni sono un po' ridotte perché ovviamente usando questo non posso stenderla più di tanto, ma ho notato per questo tipo di impasto, lievitazione in 33 ore, bisogna proprio stenderla, tanto quella cresce lo stesso. Una pizza che non copre tutto il piatto, ripeto. Diciamo che per questo tipo di impasto, per carità, dentro ci sono, ci sono gli alveoli qua. È proprio il tipo di impasto, ma anche perché il tipo di forno lì. Non voglio darmi giustificazioni, no. Però assaggiamo. Mimosa. Eccola qua, fettona di prosciutto cotto, mais, panna, qua sta chiodando tutto. Di là. Mi avevo detto, come sapore non è niente male. Soltanto la stessura. Stendetela più che potete, tanto quella cresce lo stesso. Ecco. Come correzione alla mia pizza. Con l'invitazione di 33 ore, io correggerei sta roba, ovvero stenderla di più anche il cornicione, tanto quello in forno si alza lo stesso dal tipo di impasto che è. Poi certo, l'interno sta. Allora, cotta anche.
Se ti è piaciuto, guarda anche sotto, guardate. Se ti è piaciuto il video, regalami un sorriso iscrivendoti al canale, qua è tutto sporco. Però, approvato, mi raccomando. Ciao ciao.